Ok. Stefano Lavarini, la regular season si chiude con una sconfitta, fortunatamente ininfluente per quello che riguarda la classifica. Ti chiedo di fare un bilancio su questa regular season della Igor sul secondo posto e anche sulla partita di oggi. Allora, il bilancio sulla regular season secondo me è un bilancio ottimo, e il fatto che la partita di oggi sia stata teoricamente ininfluente dal mio punto di vista è dovuto al grosso percorso che abbiamo fatto durante tutta la stagione, perché abbiamo avuto una grossa regolarità di rendimento e in tantissime occasioni siamo stati bravi a concretizzare quello che di buono abbiamo fatto durante l'anno, la crescita che abbiamo avuto in un paio di momenti della stagione, e quindi dal mio punto di vista è un ottimo bilancio, è un ottimo traguardo quello di essere arrivati secondi, ed è dovuto proprio al percorso che abbiamo compiuto. Per quanto riguarda la partita di oggi, sono chiaramente insoddisfatto, perché l'interpretazione che io avevo dato alla partita era quella innanzitutto di una partita, e di una partita di campionato, di una partita vera, e come si dice, l'intenzione era quella di farla coincidere con l'allenamento più importante della settimana, quello in cui avremmo dovuto gestire il volume di lavoro più alto, con la intensità e la tensione più alta, e da questo punto di vista secondo me il nostro approccio non è stato quello ideale, perché siamo stati troppo superficiali in diverse situazioni, e una squadra in palla come Busto Arsizio, con tanta voglia di fare bene, di giocare, dopo aver ritrovato la via come hanno fatto in questi ultimi mesi, perché ormai si tratta di diverse gare nelle quali loro hanno fatto particolarmente bene gli ottimi risultati, non ci ha chiaramente permesso di essere così superficiali, perché si è portata a casa il risultato pieno della partita. Quindi insomma, da questo punto di vista, nonostante possa sembrare una gara ininfluente, per me era influente per continuare il nostro percorso, per prepararci bene per mercoledì, e perché dal mio punto di vista non ci sono le partite che si possono giocare in maniera diversa. Sono abituato a considerare tutti gli allenamenti e tutte le gare momenti in cui dobbiamo dare il nostro massimo. Oggi secondo me non l'abbiamo fatto, e quindi domani ripartiremo. Anche perché presto c'è una partita giustamente importantissima, in palio col Fenerbahce c'è un posto tra le migliori quattro d'Europa. Quale sarà la chiave dell'incontro, anche visto quello che è stato disputato a Istanbul? Secondo me la chiave, prima di tutto, è un approccio differente da quello di questa sera, perché a me scoccia quando ho la sensazione che, ad esempio, faccio un esempio concreto, si vada a Istanbul partendo da sfavoriti, perché questa era la sensazione, si riesce a mettere in campo una buona pallavolo, si riesce a fare un grosso risultato, e allora poi sembra che siano cambiate le cose. Tornerà ad essere mercoledì una gara difficilissima, e il passo avanti che abbiamo mosso la settimana scorsa è un passo avanti che non ha nessun significato se non viene concretizzato con la gara di mercoledì. Sono dell'idea che possiamo fare particolarmente bene, ma di sicuro l'approccio deve essere quello di chi non crede di avere un interruttore che può accendere e spegnere quando gli sembra il caso, ma di chi mette in campo quello che ha in ogni occasione e cerca di essere competitivo al massimo sempre. Quindi questo è il primo punto di vista. Poi quello che si è visto nella gara sono i contenuti tecnico-tattici. È indubbio che dovremo cercare di fare un grosso lavoro a muro difesa su degli attaccanti molto potenti, e dovremo avere la qualità del nostro cambio palla regolare. Nella gara scorsa siamo riusciti a fare un ottimo lavoro, la loro battuta, che è una battuta molto aggressiva, ha funzionato a tratti, è sempre molto pericolosa, spero che in casa però la facciano viaggiare di più che fuori casa, e quindi insomma i contenuti sono rimasti assolutamente gli stessi. La scelta dei colpi in attacco, qualcosa di fondamentale, perché dove Busto Arsizio imponeva una scelta di colpi ideale per la loro qualità di difesa, probabilmente col Fenerbahce magari sarà un aspetto più legato alla qualità di muro, alla fisicità del muro, però sempre bisogna scegliere la maniera in cui attaccare con la nostra intelligenza.